D'accordo, costa d'Abruzzo sempre più apprezzata, col litorale caratterizzato da trabocchi, falesie, calette e insenature ormai non più sconosciute al turismo nazionale, complice la Via Verde pressoché conclusa. L'entroterra continua però a suscitare piacevoli emozioni, con pochi chilometri che separano le due bellezze. Mezz'ora d'auto ed ecco il miracolo, dall'acqua salata a quella dolce con emozioni identiche, dal blu dell'Adriatico a colline, monti e montagne, il passo è breve e suggestivo. A Villa Santa Maria, il paese dei cuochi, il fiume Sangro regala un piccolo grande tesoro, con piscine naturali chiare, fresche e pure, grazie a particolari insenature e piccoli torrenti che consentono ore spensierate a contatto con la natura. Il posto è magico, davvero sconosciuto al turismo di massa. Una piccola stradina a poche centinaia di metri dal paese di Villa Santa Maria conduce proprio qui, un vero e proprio scrigno dove il fiume Sangro, le sorgenti sono a qualche chilometro più a valle, costituiscono vere e proprie piscine naturali, raggiunte anche d'estate per salutari bagni su pietre calde che fanno da contrasto ad acque non gelate, ma sicuramente fresche. Il Sangro nasce sui monti ad occidente rispetto alle piscine naturali, pochi chilometri di distanza. Prende poi gradualmente forza, lambisce Villa Santa Maria, riceverà le acque degli affluenti, sfocerà sulla costa dei Trabocchi, dove vacanzieri e turisti si bagnano, molti ignari di un percorso che emoziona e ristora e rincuora menti, corpi ed anime. Padova, provincia di Padova, vero? Grazie. Vi piace? Fantastico, questo è il paradiso terrestre calato in Abruzzo. Quanto tempo vi trattenete? Un paio d'anni, penso, se l'amico mi ospita. Cosa vi piace di più? Cosa vi ha colpito di più di questa vacanza? Assolutamente il clima di ospitalità, l'amicizia e il senso di fratellanza. Ecco, siete sulla costa voi, vero? Sì. Però una puntatina nelle aree interne? In questo momento ci stiamo occupando di questa zona particolare che si chiama Villa Santa Maria, esattamente, culla della civiltà abruzzese. L'acqua com'è? Leggermente frescolina, ma giusta giusta per ritemprarsi dalle calure della spiaggia. Visitare anche la collina, la montagna, il mare. Questo è l'Abruzzo, c'è tutto. Com'è l'acqua? Fredda, Però piacevole. trasparente, bellissima. Bella, bella, ti riporta al contatto con la natura, con l'acqua, con gli amici. In una giornata davvero intensa e ricca di tanto. Ecco, l'Abruzzo verrà da scoprire sia per la costa, ma per le aree interne che meritano. Direi che soprattutto per le aree interne. La costa la conosciamo in tanti, ma le aree interne sono veramente da valorizzare e da vivere.